Oggi 9 luglio siamo a Miano del Cardinale in piazza Umberto I. Qui davanti a me c'è il santuario di Santa Filomena. Fra pochi minuti, a mezzogiorno esatto, uscirà la solenne processione della patrona Maria Santissima delle Grazie. Come qualcuno usa definire questa giornata, è il capodanno mugnanese. Domenica scorsa c'è stata la solenne intronizzazione della Madonna e oggi ci sarà questa processione che ha una caratteristica ben particolare. Esce sempre a mezzogiorno e si conclude più o meno verso le 19:30-20, perché fa tutte le strade, vicoli e vicoletti del paese, e ci saranno solo delle soste per pregare. Prima della processione ci sarà un'asta. Un'asta, ci sarà un banditore qui davanti alla casa comunale e a quest'asta parteciperanno due squadre, la squadra delle innovative e la squadra delle mariane. Sono praticamente delle fedeli della Madonna che faranno delle offerte in rialzo per aggiudicarsi il palio. Il palio dopo lo vedrete da dietro la Madonna e quando entreremo in chiesa vedrete proprio la statua della Madonna passare sotto il palio. Con me c'è la dottoressa Benedetta Canonico, che fa parte dell'associazione Le Innovative. Che cosa rappresenta per voi questa giornata? Per noi sicuramente è una giornata fondamentale, importante, che aspettiamo per tutto l'anno. È segno appunto di una grande devozione, di un grande amore verso la Madonna delle Grazie. E colgo anche l'occasione per dire che nel 2018 insieme al comitato abbiamo avviato proprio il progetto di restauro della Madonna, e quindi siamo tutte contente oggi. Per noi è come se fosse il primo giorno dell'anno. E che cosa hanno in programma le innovative? Ora, tralasciando la festa, so che vi state occupando della biblioteca comunale. Sì, abbiamo preso in carico la biblioteca comunale e stiamo provvedendo a ristrutturarla. Non è facile, però ce la metteremo tutta. Buongiorno, cosa rappresenta per lei questo giorno? Mi fai una domanda particolare, per me è una sorta di segnalibro. Ognuno ha il proprio, il momento di tirare somme, nuove prospettive, nuove speranze. La festa patronale per i mugnanesi è qualcosa che va oltre la stessa festa patronale. È omaggiare una madre, è chiedere consiglio, è chiedere grazie, è chiedere prospettive di vita più leggere, più serene. E per i mugnanesi forse è un po' tutto questo, un momento di aggregazione dove non ci sono età, dove ragazzi giovani si sacrificano per cullarla, che è un termine bellissimo, trasportandola per tutto il paese come si fa solo con una madre. Sono seduta dietro un banchetto, perché? Perché qui fra poco inizierà l'asta per l'aggiudicazione del palio, come dicevo precedentemente, e delle torce. Alla mia destra c'è il banditore. Da quanti anni lei fa il banditore per quest'asta? Sono 5 anni che faccio il banditore. È una cosa molto suggestiva e bellissima per la Madonna, che noi ovviamente siamo molto legati. E ringraziando a tutte queste, oltre al comitato che organizza molto belle queste cose importanti che ogni anno da centinaia di anni, ringraziamo anche le squadre delle partecipanti, le signore che organizzano tutto l'anno per organizzare questa bellissima giornata per l'asta del palio. E oggi è la giornata più importante per il mugnanese, che è la cosa che dà proprio emozione a questa cosa. Siamo con il comitato festa, qui c'è il presidente. Presidente, buongiorno, da quanti anni lei è il presidente di questo splendido comitato? 40 anni. E qual è la festa più importante? Se ne ricorda una, sono tutte belle? Per noi è quella della Madonna delle Grazie, perché Mugnano è molto legato alla Madonna. Comunque noi nel percorso degli anni il nostro comitato ha fatto un sacco di cose belle, Salvatore testimone, abbiamo fatto la Sagra del Maiale, abbiamo fatto il Festival Mandamentale che è durato per parecchi anni, però quello che è importante è che tutto Mugnano è legatissimo alla nostra patrona.
Siamo nella casa comunale, tra poco il sindaco, il dottor Alessandro Napolitano, si recherà insieme agli altri amministratori al santuario per accogliere la patrona, così da poter iniziare la solenne processione. Sindaco, cosa si prova in questo giorno? Sempre gioia, l'ho detto anche la settimana scorsa, domenica scorsa, è un momento di grande gioia. Noi incontrare Maria Santissima delle Grazie, l'altra volta è stato fatto un nuovo cerimoniale voluto da Don Giuseppe, adesso ci accingiamo ad andare dopo la messa dalla nostra Madonna, porteremo il fascio di fiori con tutta l'amministrazione, poi inizierà verso le 12 la processione, uscirà dal sagrato e continuerà per tutte le strade del paese. Io sarò con loro sempre, con la fascia, in onore di Maria Santissima delle Grazie, e tornerò con lei fino a che sarà riportata di nuovo nel santuario. Un suo ricordo particolare di questa festa? Il mio ricordo di questa festa sono tantissimi nell'infanzia, in particolare sono nati i miei figli, è un ricordo. Il 2 luglio. Il 2 luglio sono nati e portano il nome della Madonna. Quando tornai qui, perché erano gemelli, quindi un po' di problematiche, la Madonna usciva sul sagrato, io arrivavo a Mugnano, un momento di grande, quindi venni il giorno dopo sul comune e misi il nome di Maria accanto al nome. Quindi lei è legata a doppio filo? Sì, altro che, per questo è un momento di commozione, di gioia, veramente di grande, grande, grande felicità. Si è conclusa la Santa Messa, fra poco inizierà l'asta. Prima abbiamo intervistato le novative, adesso c'è con me un esponente delle Mariane, la signora, la dottoressa Maria Pia Canonico. Buongiorno, faccio parte del gruppo delle Mariane, non c'è presidente, siamo tutte uguali, abbiamo deciso di portare avanti questa tradizione di Mugnano perché praticamente inizia da tanti anni e al palio concorrevano specialmente uomini, famiglie facoltose di Mugnano, diciamo. Negli ultimi anni stava decadendo questa cosa, quindi noi donne ci siamo unite in queste due, diciamo, siamo due gruppi, le Mariane e le Novative, e sono anni che la portiamo avanti e abbiamo il piacere di portare avanti questa tradizione per la Madonna e per il popolo di Mugnano. Siamo un gruppo affiatato dove tutte siamo presidenti. Bianco Filomena, Pietrino Marsiglia, Del Franco Maria, Napolitano Filomena e Emile Giuseppino. Un applauso a tutti questi signori. Allora, buongiorno, possiamo iniziare ad aprire l'asta? 501 900 902 1350 e basta. 350 euro 1, 1350 euro 2, 1350 euro 3. C'è stata l'aggiudicazione delle torce per 1350 euro. La squadra dei partecipanti ha già pagato, ha già dato il proprio contributo per la festa della Madonna delle Grazie. A coloro che si sono aggiudicate le torce verrà dato un ricordino. Il comitato ha pensato di non usare più la classica targa per la premiazione delle varie squadre, ma di usare l'immagine della Madonna improntata su un plexiglass. Tuo microfono. Penso che sia bellissima. Vogliamo fare un applauso?
Dopo l'aggiudicazione delle torce si passa al momento clou dell'asta, vale a dire l'aggiudicazione del palio. Tra poco ci saranno le offerte al rialzo da parte delle due squadre, le Innovative e le Mariane. No, anche noi ringraziamo l'associazione, il comitato e tutte le persone che si adoperano per la Madonna delle Grazie. E siamo tutti insieme per un unico obiettivo, cioè la devozione, la riuscita della festa, delle aste. Quindi siamo tutti insieme, siamo tutti uniti. Sta per iniziare l'asta per le Innovative, c'è la signora Clelia Vario che farà da portavoce, invece per le Mariane Maria Pia Canotto. La prima offerta è stata di 350 euro per le Innovative. Viviamo le Mariane? 500 700 per le Innovative, 1000 per le Mariane. 1250 per le Innovative. Si preparano, stiamo preparando. 1300 le Mariane. Le Mariane hanno fatto un piccolo 1300. Rialzo, 1300 euro. Ovviamente in ogni squadra c'è sempre il consulto. 1300 per le Mariane, vediamo le Innovative come rispondono. 1500 euro la loro offerta. 1800 le Mariane. 1800 euro per le Mariane. 1900 euro l'offerta delle Innovative. 2200 euro il rilancio delle Mariane. Le Mariane, le Innovative sono pronte per una... Siete pronti? Un salto di qualità. 2400 euro l'offerta delle Innovative. Tutte compatte, diciamo 2800 euro per le Mariane. La gente vedo che è molto contenta, ricordiamo che questi soldi andranno a finanziare i festeggiamenti in onore di Maria Santissima delle Grazie. Ciao, ascoltiamo. 2850, questa è una strategia, rilanciano di 50 o di 100 euro. 2900. Anche le Mariane stanno adottando la stessa tattica. Un rilancio di poco. Lei ha il rilancio. 2950. Dai, un applauso. 3000 euro per le Mariane. 3.50. 3050 euro. 3200 euro per le Mariane. 3250 e 33 3300 euro per le Mariane. 3300, vi dite che la piazza si sta affollando, vedo già qualche stendardo uscire dal santuario, a mezzogiorno ricordiamo che ci sarà la processione. Colpo di scena, le Mariane probabilmente si aggiudicheranno il palio, le Innovative decidono di fermarsi con la loro offerta. Ha deciso di fermarsi. Quindi come avevamo annunciato le Innovative si sono fermate con la loro offerta, quindi è rimasta l'offerta di 3300 euro delle Mariane, vediamo se rialzano o sarà questa l'ultima offerta. E noi ribattiamo su noi stesse 3500. Perfetto, 3500 euro per le Mariane. A 3200 euro le Innovative si sono fermate, mentre le Mariane hanno ribattuto la loro stessa offerta aggiudicandosi il palio per 3500 euro. Io solo volevo ricordare un attimo sempre Nunzia il Colino. Un applauso fortissimo alla nostra Nunzia.
è veramente discusso con il comitato per quanto riguarda l'elenco. Per noi siamo tutti uguali, non siamo qua, le vorrei far riprendere tutte. Polia, Angela, Concetta, Filomena. E poi ci sono ancora altre persone. Grazie a tutte voi. Ascoltiamo la dichiarazione delle innovative. La nostra offerta, allora, per il comitato, un'offerta di 500 euro da parte nostra. Allora, un'offerta di 500 euro da parte delle innovative, 3.500 euro 1, 3.500 euro 2, 3.500 euro 3. Vai! Sono in mezzo al popolo, è quasi mezzogiorno, tra poco uscirà la solenne processione della patrona di Mugnano del Cardinale Maria Santissima delle Grazie. Abbiamo seguito l'asta, come avete potuto sentire, ascoltare, sono state offerte cifre importanti, 1.350 per le torce, 3.500 euro per il palio, in più un'offerta dell'altra associazione, quella non aggiudicatrice del palio, vale a dire delle innovative, di 500 euro. Quest'anno il palio è andato alle Mariane. Fra poco, come dicevo, inizierà la solenne processione. Dalla casa comunale uscirà il sindaco con le altre amministrazioni e con il corpo di polizia locale, che andrà in chiesa nel santuario ad accogliere Maria Santissima delle Grazie. Già ho visto qualche stendardo, ricordiamo che saranno presenti alla processione anche i comitati festa delle altre feste patronali del mandamento. Io vi lascio con le immagini, perché è giusto che il popolo si goda la festa senza alcun commento. Buona giornata a tutti e viva Maria Santissima delle Grazie.